il Parlamento, la sua composizione e ulteriori funzioni. La composizione del Parlamento è, come detto, di due Camere, Camera dei Deputati che siede a Montecitorio e Senato della Repubblica che siede a Palazzo Madama, entrambi a Roma. La composizione delle due Camere è diversa, sia per quanto riguarda il numero dei rappresentanti, sia per quanto riguarda le età che occorre avere per l'elettorato attivo e per l'elettorato passivo. Allora, al momento, fin tanto che una legge di modifica non compie il suo iter, cosa che finora non ha ancora completato, al momento la Camera dei Deputati è composta da 630 membri, il Senato della Repubblica da 315 più i senatori a vita. I senatori a vita sono tutti gli ex presidenti della Repubblica ancora viventi più coloro che vengono nominati tali, cioè senatori a vita, per alti meriti nei confronti della patria. Questa nomina arriva dal presidente della Repubblica in carica in quel momento. Per cui saranno 315 più 5, 6, 7, 8 persone. Vediamo che significa elettorato attivo ed elettorato passivo. Elettorato attivo significa tutti coloro che possono andare a votare, tutti coloro che possono votare, coloro che esprimono il proprio pensiero. Elettorato passivo è composto invece da coloro che, pur essendo già in possesso dell'elettorato attivo, si candidano, chiedono di essere eletti, cioè coloro che nelle elezioni espongono un proprio programma e chiedono alla popolazione, all'elettorato, di poterli votare per poter andare in Camera o nel Senato. Anche qui abbiamo delle differenze. Per quanto possa interessare, il Senato ha una composizione più matura, nel senso che il senatore, l'elettorato passivo, colui che chiede di essere eletto, deve avere compiuto il 40° anno di età. E anche coloro che votano, cioè l'elettorato attivo, può votare al Senato il cittadino che abbia superato il 25° anno di età. Per quanto riguarda la Camera, invece, votano i maggiorenni, quindi a questo punto tutti coloro che hanno superato il 18° anno di età e che hanno ancora l'elettorato attivo, purché non sia stato tolto per una causa particolare, che non è qui il caso di guardare, e possono essere eletti coloro che hanno compiuto i 25 anni di età. Ecco che troviamo una Camera più giovanile e un Senato più anziano. Quando sono riuniti in seduta comune? Perché si riuniscono in seduta comune? Abbiamo visto prima che nell'iter della formazione della legge la Camera e il Senato lavorano separatamente e tuttavia il testo della legge deve essere approvato esattamente uguale sia dalla Camera che dal Senato, tanto è vero che la Costituzione parla di funzione legislativa esercitata collettivamente. Ecco perché abbiamo la necessità che il testo sia uguale. Però ci sono dei casi in cui i due rami del Parlamento si riuniscono unitamente, e questo avviene solitamente a Montecitorio perché ha una aula molto più grande, ecco, si riuniscono collettivamente, nel senso unitariamente, per alcune funzioni. La prima, la principale di tutte, è quella della elezione del Presidente della Repubblica. Ecco quindi che il Parlamento, oltre alla funzione legislativa, svolge un'altra importantissima funzione di essere il luogo di elezione del Presidente della Repubblica, che, come capite, a questo punto non viene eletto dal popolo, ma viene eletto indirettamente dal popolo, perché viene eletto dai rappresentanti che il popolo ha scelto. Quanto dura in carica il Parlamento? Il Parlamento dura in carica 5 anni. Questo periodo si chiama legislatura e che quindi corre tra un'elezione e l'altra elezione. La successiva elezione deve svolgersi entro, quindi prima, del 60° giorno della decadenza della legislatura attuale.
Pertanto, 2 mesi prima che il Parlamento si sciolga perché è passato il periodo quinquennale, occorre indire fare le nuove elezioni per eleggere la nuova composizione parlamentare. Vediamo infine quali sono i residui compiti del Parlamento. Bene, sempre in seduta comune, così come eleggono il Presidente della Repubblica, hanno anche la funzione di metterlo in stato di accusa. Ossia, il Parlamento può accusare il Presidente della Repubblica di alto tradimento o di attentato alla Costituzione, che sono situazioni che magari vedremo, seppure marginalmente, quando tratteremo il Presidente della Repubblica. Mettere in stato d'accusa non significa giudicare, perché il giudizio viene poi assegnato alla Corte Costituzionale. Proprio di questo organo, cioè della Corte Costituzionale, il Parlamento elegge un terzo dei membri. Anche questo sarà lezione successiva. Così come l'ultima funzione del Presidente del Parlamento è quella di eleggere un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura. Che cos'è quest'altro organo? È l'organo che sovrintende il terzo potere dello Stato, cioè la magistratura. E il Parlamento elegge un terzo dei suoi componenti. Ricapitolando velocemente dunque, le ulteriori funzioni del Parlamento sono elezione del Presidente della Repubblica, messa in stato d'accusa, quindi accusa del Presidente della Repubblica, elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura ed elezione di un terzo dei membri della Corte Costituzionale.